Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Salve a tutti e buona settimana. Allora, è possibile cambiare il mutuo da tasso variabile a fisso visti gli aumenti? Beh, dobbiamo dire che tra il dire e il fare c'è di mezzo, ahimè, il mare, purtroppo è tutto molto più difficile. La legge c'è, la possibilità per chi ha contratto un mutuo fino a 200.000 euro di capitale e da un ISEE fino a 35.000 euro ed è regolare con i pagamenti, tecnicamente è possibile. Però purtroppo poi quando si va in banca, molte volte, anzi la maggior parte delle banche, dato che non sono obbligate a cambiare praticamente il tasso variabile da fissi, in genere c'è il diniego. Questo lo possiamo dire con cognizione di causa, nel senso che ce ne siamo occupati per tanti clienti. E purtroppo il più delle volte tutto questo non è stato possibile. C'è una soluzione alternativa, ma è altrettanto difficile quello della surroga, cioè praticamente rivolgersi ad un altro istituto bancario per poter ottenere ecco, un mutuo più vantaggioso. Certo, anche questo è un tentativo. Le chiedo, si può parlare dell'apertura di una stagione di condoni fiscali? E cosa porterà se sì? Su questo non c'è dubbio perché ricordiamo che ci sono in atto dei vari condono, quella della cancellazione automatica per i tributi dal 2000 al 2015 fino a 1.000 euro, anche se praticamente invece poi per diciamo quelle che sono le imposte comunali inserite in queste cartelle, dipende dai comuni perché i comuni non sono obbligati comunque ad aderirvi e molti purtroppo non lo faranno. Quindi, mentre c'è poi, dobbiamo dire, la rottamazione quater per le cartelle dal 2000, notificata addirittura fino al 30 giugno 2022, la possibilità di pagare anche in 18 rate, risparmiando sanzioni, interessi ed aggi esattoriali. Io, tra le altre cose, che sono un fautore di queste, ecco, di questi condoni, dico che molte volte è vantaggioso per alcuni contribuenti, però spesse volte è più vantaggioso anche per lo Stato che si libera di alcune zavorre, molto spesso parliamo addirittura, come detto, di cartelle che partono da lontano 2022, 2000, quindi significa che in effetti in 22 anni lo Stato non è riuscito come devo dire, a riscuotere, figuriamoci come lo possa fare adesso. Dobbiamo dire che invece, e questo lo noto con positività, il fatto che praticamente, ecco, negli ultimi tempi abbiamo detto che bisogna colpire la grande evasione. Ho letto in questi giorni c'è stato un accertamento nei confronti di una società che distribuisce carburanti, 9 milioni di euro evasi, una nota università che praticamente attraverso le scatole cinesi delle varie società evaso 20 milioni di euro. Ecco, lo Stato si deve liberare della zavorra, cioè quei tributi, quelle cartelle che non sono riscuotibili, e perseguire la grande evasione. Quello si va fatto perché ricordiamo, comunque siamo a oltre 100 milioni, 100 miliardi all'anno di evasione e 1.000 miliardi di tributi non riscossi nell'arco del tempo, in effetti. L'aumento dell'inflazione, la contrazione naturalmente dei consumi porterà a nuove povertà. Come si sconfiggono queste povertà? Allora, diciamo che praticamente l'aumento dell'inflazione purtroppo
ci dicono le statistiche che probabilmente ci potrà portare addirittura ad un aumento della povertà nell'intero paese a oltre 1 milione, di cui oltre 500.000 nel sud. Noi ricordiamo che comunque la macchina statale costa oltre 1.000 miliardi all'anno, le statistiche ci dicono che ci sono 200 miliardi di sprechi. Ebbene, è lì che bisogna andare a pescare, per cui praticamente non aumentando il debito pubblico si mette nuova ricchezza nell'economia, dando una mano in modo particolare al sud, perché poi è quello che maggiormente soffre. Ricordiamo che il reddito tra nord e sud ha un divario di un terzo a sfavore del sud, nel senso al sud il reddito è inferiore e ad un terzo rispetto a un reddito del nord. 50.000, parliamo di 16.000 euro al sud praticamente. Grazie Presidente, arrivederci. All'anno, ovviamente. Grazie, arrivederci. Alla prossima.